Quali sono i pro e i contro di una vita da nomade digitale? Che cosa ho imparato in questi 20 anni di nomadismo digitale in giro per il mondo? Bene, oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito e voglio cercare di portare un po' della mia storia personale. Di solito cerco di, come dire, raccontarvi qualcosa di me, anche perché chiaramente utilizzando i social è evidente che vedete più o meno giorno dopo giorno dove sono, che cosa faccio. Oggi però voglio parlare di qualcosa di personale, propriamente personale, che ha poco a che fare con il business, cioè la mia vita, come faccio da 20 anni a vivere in giro per il mondo, per quale motivo? Non tanto perché voglio fungere, come dire, da ispirazione, non ho questo obiettivo nella vita, ma semplicemente per dare degli spunti di riflessione al mio pubblico, ai miei clienti, che spesso mi chiedono come si fa a vivere in giro per il mondo, o meglio, quali sono i vantaggi, gli svantaggi di una vita sempre in viaggio. Perché può sembrare, e lo è in effetti, molto affascinante dal di fuori, dal di dentro invece vi posso assicurare che è un attimino più stressante. Quindi il punto di partenza, come tutte le cose nella vita, bisogna partire da quello che vuoi tu, da quello che secondo te è un lifestyle adeguato alle tue esigenze. Vedi, io il mio lifestyle parte dalle esigenze, dai bisogni miei primari. Ero attaccato a una scrivania. Io ho trascorso 10 anni di nomade in Italia, nel senso che ho cambiato 4 città per lavoro, però ero attaccato a una scrivania, tra l'altro scrivanie di qualcun altro, perché ho lavorato anche negli studi professionali, quindi non ero tecnicamente un dipendente, perché sempre in partita IVA, quindi non mi è mai arrivata la busta paga da quando sono nato, però sicuramente avevo dei lacci importanti, avevo delle catene, tra virgolette, importanti, che non mi permettevano di muovermi, e quindi io avevo proprio l'esigenza di capire che cosa c'era al di là del confine, un po' per me, quindi come uomo, come persona, e un po' chiaramente anche per quanto riguarda il business, perché chiaramente girando, facendo, occupando di pianificazione fiscale internazionale, una cosa è leggersi il libro, una cosa è chiamare il collega, altra cosa è andarti a costruire un network internazionale con le tue mani, a rimboccarti le maniche, e non è, diciamo, solo figurativa questa manica rimboccata oggi. E quindi sono andato incontro a quelle che erano le mie aspettative per quella che io pensavo potesse diventare la mia vita, che poi di fatto è diventata. È facile? Non lo è. Quindi, parlando più in generale, non per forza di me. Quindi è affascinante, bello, entusiasmante. Oggi siamo qui a Singapore, è un venerdì mattina, stiamo registrando. Dopo incontrerò dei clienti negli studi qui nel centro finanziario, dei colleghi. Va bene così, nel senso, era esattamente dove sono esattamente dove mi sarei figurato di essere 20 anni fa. Quindi il fatto di essere nomade, di provare ad essere nomade, ti apre sicuramente delle strade che rimanere fermo non ti apre. Sei costretto a farlo? No. Tra l'altro, capiamoci anche sull'essere nomade oggi. Secondo me, l'essere nomade ti dà libertà finanziaria, fiscale e personale che l'essere fermo non ti dà, ma l'essere nomade non vuol dire che devi per forza girare ogni 2 settimane in un posto diverso, cioè strutturato adeguatamente da un professionista, assolutamente compliant con tutte le leggi del diritto tributario nazionale e internazionale, tu sei libero anche di rimanere in un determinato luogo tutto il tempo che serve. Sei anche in diritto di avere più domicili, più residenze fiscali, anche se di base la residenza fiscale dovrebbe essere una. L'importante è chiaramente fare le cose per bene, rispettare le leggi, pagare le tasse o non pagarle nei paesi in cui è legittimo o non legittimo, legittimo pagarle o non pagarle. Quindi sicuramente il fascino di girare e di svegliarti ogni giorno, ogni mese o 2 volte all'anno in un posto nuovo non è descrivibile, ma deve essere qualcosa nelle tue corde. Il contro è che può essere una vita obiettivamente stressante, perché sei sempre in giro e il fuso orario, soprattutto con l'età, comincia a pesare. Però non è vero che molti mi dicono: no, Luca, ma io poi non posso più tornare in Italia o non posso più tornare a casa. Molti clienti che, per esempio, sono italiani ma vivono già all'estero. Non è così. Nel momento in cui hai lasciato il tuo paese per diventare un nomade digitale, che di nuovo significa pure che puoi cambiare 2 location all'anno, non è che ne devi cambiare per forza 17 come faccio io, hai tutto il diritto di nuovo di rientrare alla base ogni volta che vuoi, Pasqua, Natale, eccetera, eccetera. Quindi
In ogni caso, poi, tra l'altro, il fenomeno del nomadismo digitale di un certo livello, quindi diciamo non del backpacking, che sono due cose che spesso vengono confuse ma non c'entrano niente l'una con l'altra, ha raggiunto dei fenomeni, oggi parliamo di milioni di nomadi digitali, ha raggiunto dei livelli piuttosto alti, piuttosto importanti, per cui esistono tutta una serie di servizi dedicati e strutturati anche per le famiglie, no? Perché per esempio io in questo momento non sono sposato, ma se volessi un figlio immagino che comincerebbe a diventare più difficile, oppure tu che magari ce l'hai, dici, ma come faccio a girare con mio figlio? Non sarà facile, immagino che non sia facile, lo penso ogni volta che vedo un bambino piangere in aereo, mi dispiace per i genitori più che altro, ma insomma anche questo oggi fondamentalmente è fattibile. Io sono 20 anni che ho lasciato la mia città, sono nato a Napoli tanti anni fa, subito dopo l'università sono andato via, ho fatto circa 8 anni in Italia, tutto il resto li ho fatti all'estero. Tornerei indietro? No, però ti dico, è possibile che tra 20 anni, quando vorrò ritirarmi, se dovessi arrivarci, probabilmente tornerò in Italia, perché tra 20 anni a quel punto però avrò costruito, salvato e soprattutto, al di là dell'aspetto materiale, avrò visto, avrò come dire, coperto con gli occhi, con le esperienze, buona parte delle terre emerse. Oggi ho vissuto in 4 continenti, fondamentalmente mi mancano i poli, e sarò in grado di prendere una decisione anche in un'ottica più saggia e capire esattamente qual è il posto che fa per me, perché essere nati in un posto non vuol dire che, non che ci dobbiamo morire perché è brutto e che ci possiamo anche morire, ma non vuol dire che ci dobbiamo vivere per il resto della vita. Queste sono delle riflessioni che molti pochi facevano molti anni fa, adesso grazie a internet e grazie, diciamo, ai matti come me si comincia a riflettere di più su, sulla possibilità, di ripeto, non del nomadismo, ma di una vita un attimino differente dai canoni standard che ci insegnano anche a scuola, nel sistema pubblico. Comunque noi nasciamo con l'idea della famiglia, nasciamo con l'idea che i nostri genitori ci crescono con l'idea che anche noi poi dobbiamo fare figli, vivere all'interno della stessa città e andare avanti, eccetera, eccetera, che non c'è niente di sbagliato, ma non deve essere per forza la tua scelta, o quantomeno nulla ti impedisce di andare a vedere un attimino che cosa c'è fuori e che cosa invece cambia rispetto a quello che c'è dentro. Quindi, per non fartela lunga, quali sono i vantaggi? I vantaggi sono una vita sicuramente più emozionante, più affascinante. Gli svantaggi sono una vita sicuramente più stressante, perché sei costantemente fuori dalla tua comfort zone e solo tu puoi decidere se l'essere fuori dalla comfort zone fa il caso tuo. Nel mio caso è servito allo scopo. Sono Luca Tagliatella, spero che queste mie piccole riflessioni dopo 20 anni in viaggio ti possano servire a qualcosa. Noi ci rivediamo nel prossimo video.